Polifemo volta pagina e occupiamoci dello sportello Universo Donna. Giorno 27 dicembre, a chiusura della settimana del mercatino della solidarietà e informazione sul contrasto alla violenza sulle donne, sul tema dell'abuso nascosto, patrocinato dalla Commissione regionale Pari Opportunità, in piazza Limongelli a Pulsano, nell'evento Natale sul ghiaccio, è seguito un incontro dibattito per la illustrazione delle attività dello sportello Universo Donna dell'Associazione Stella Maris. Lo sportello Universo Donna infatti si occupa ormai da tempo su tutto il territorio provinciale del contrasto alla violenza sulle donne. Per questo, in continuità con l'impegno dell'Associazione Stella Maris, ha presentato nei comuni della provincia, fra cui Taranto e Pulsano, richiesta di un'apertura di uno sportello di ascolto. Inoltre ha presentato alla Regione Puglia progetti sul tema della violenza con il partenariato del comune di Taranto e di San Giorgio Ionico, di alcune associazioni e scuole del territorio. Ed ascoltiamo ora la dottoressa Gianna Cavallo, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, nonché facente parte dell'Associazione Stella Maris. Come componente della Commissione di Pari Opportunità della Regione Puglia non posso che accogliere con grande interesse questo momento di confronto e soprattutto per l'autorevole presenza dell'assessore regionale Mino Borraccino, non soltanto caro amico ma molto attivo, molto presente nell'amministrazione regionale. Oggi raccogliamo qui quello che è naturalmente il grido d'aiuto da parte dell'Associazione Stella Maris, nello specifico dello sportello Universo Donna, che rappresenta poi la voce di tante donne del territorio. Il grido è quello di creare una rete più attiva, una rete che funzioni sul territorio, dando spazio anche ai centri di ascolto, perché sono quelli che raggiungono il territorio nelle più lontane periferie. Il senso di trovarci oggi quindi all'interno di una manifestazione che è quella del Natale sul ghiaccio nel cantiere della felicità, con uno stand dedicato all'Universo Donna, uno stand che mette in vendita tutta una serie di prodotti che sono stati elaborati dalle donne che fanno un percorso psicologico, un percorso di arte terapia guidati comunque dalle nostre professioniste che sono assistenti sociali, psicologi, avvocati, mediatori familiari e mediatori culturali. E il senso è quello di fare un gesto, un piccolo gesto di solidarietà, riconoscere alle donne il valore di quello che naturalmente loro hanno prodotto, che è un veicolo per ritrovare la propria autostima, aiutare queste associazioni che sono sul territorio, nello specifico l'Associazione Stella Maris, che si è prefissa un obiettivo quest'anno, nel periodo proprio di Natale, una raccolta di fondi per acquistare delle macchine da donare al laboratorio di sartoria del carcere di Taranto. All'incontro era presente anche Mino Borraccino, assessore regionale allo sviluppo economico. Raccogliamo oggi le istanze dell'Associazione Universo Donna qui a Pulsano sul tema scottante della violenza e della violenza di genere e su tutti quei temi molto cari alla legislazione regionale negli anni scorsi con la creazione dei centri antiviolenza, dei centri di ascolto, ma che come dire, difettano l'applicazione concreta e reale sui territori. Un dibattito oggi per affrontare, non soltanto per ribadire la grande necessità di fare luce e di aprire uno squarcio molto spesso sull'omertà che si cela dietro a questi scabrosi eventi, ma soprattutto per provare già nelle prossime settimane in regione insieme all'amico assessore al welfare Totò Ruggeri una reale applicazione sui territori di misure importanti, di una dotazione finanziaria anche importante che nel bilancio regionale è presente, ma per provare a dare risposte reali, perché quando ci sono casi come questi o si interviene immediatamente altrimenti si rischiano tragedie che mai vorremmo vedere e ascoltare. E quindi un ringraziamento all'associazione che ha proposto questo evento, all'amica Gianna Cavallo, che insieme già nelle prossime settimane proveremo a trovare una soluzione ad un tema che, come ho detto poc'anzi, è davvero molto molto urgente e purtroppo attuale nella complessità della società in cui viviamo.
Vicino all'iniziativa anche il comune di Pulsano nella persona del vice sindaco Alessandra D'Alfonso. Si conclude oggi all'interno del cantiere della felicità una settimana dedicata interamente alla solidarietà con uno stand espositivo volto proprio a sensibilizzare la cittadinanza di Pulsano su un tema importante, quello di contrasto alla violenza sulle donne. Quindi ringrazio l'associazione Stella Maris, il presidente Nicola Melucci e la responsabile della sportello Universo Donna, la dottoressa Cavallo, per l'impegno, per la sensibilità e per l'attenzione rivolta a questo tema. Sicuramente un tema fondamentale che va affrontato, sul quale bisogna riflettere. La comunità di Pulsano è sicuramente anche molto attenta a questo tema. Nel mese di novembre si sono svolte qui a Pulsano una serie di iniziative volte a sensibilizzare e volte a contrastare questo fenomeno, che purtroppo è un fenomeno ancora insistente. Quindi da parte dell'amministrazione comunale di Pulsano c'è sicuramente la disponibilità a collaborare con questa associazione. Un ringraziamento anche all'associazione Janot, che all'interno del cantiere della felicità ha stretto importanti forme di collaborazione con realtà associative del territorio, fra cui appunto l'associazione Stella Maris. Questa associazione ha visto anche il supporto dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Pulsano. Ecco l'assessore Marica Mandorino. Allora, si conclude oggi la settimana dedicata al mercatino della solidarietà. Noi come amministrazione non possiamo che ringraziare l'associazione Stella Maris, il presidente Melucci e la dottoressa Gianna Cavallo per aver voluto fortemente questo sportello, questo stand, diciamo così, all'interno del cantiere della felicità qui in piazza Limongelli a Pulsano. Una manifestazione sicuramente dedicata al divertimento, allo svago, ai bimbi, ma che è voluta ha voluto comunque stare molto attenta anche ai temi del sociale, tra cui appunto il contrasto alla violenza sulle donne. Noi come amministrazione siamo sicuramente molto attenti a questo tema, abbiamo dedicato numerose manifestazioni nella settimana di novembre dedicata proprio a questa tematica, ma proprio in quella settimana ci siamo prefissati come obiettivo di non abbandonare il tema e di diciamo continuarlo, proseguirlo per tutto l'anno. Sicuramente nella settimana dedicata alla violenza sulle donne siamo tutti un po' più sensibili, più attenti, ma il nostro auspicio era proprio quello di continuare a lavorare su questo tema, e sarà ancora quello attraverso l'installazione di uno sportello proprio di ascolto contro la violenza sulle donne, che ci auspichiamo di poter inaugurare a breve. È giusto anche ascoltare il pensiero, la viva voce delle volontarie dello sportello Universo Donna. Eccoci infatti con Anna Rita Capozza, volontaria dello sportello Universo Donna di San Giorgio Ionico. Voglio portare i saluti dell'assessore delle politiche sociali, la dottoressa Farilla, del sindaco Mino Fabiano, che non hanno potuto partecipare per impegni istituzionali. La nostra esperienza sul territorio di San Giorgio è un'esperienza che dura ormai da quasi 3 anni. Abbiamo accolto diverse donne con diverse problematiche e quando vengono così allo sportello a loro viene garantito un'accoglienza che le porta poi ad avere dei colloqui specifici in base alle loro necessità, e quindi un colloquio di natura giuridica, e quindi se hanno necessità di parlare con un avvocato oppure una consulenza psicologica, e il tutto viene filtrato chiaramente dall'apporto dell'assistente sociale, che nel nostro caso è nella persona della dottoressa Salustri. È un'esperienza che abbiamo, è un'associazione che abbiamo abbracciato grazie, diciamo, all'accoglienza anche del presidente, del dottor Melucci, della dottoressa Cavallo, e che ci auguriamo di continuare nel nostro
nostro territorio ma nei territori dei paesi limitrofi, così come qui a Pulzano l'esperienza è stata positiva, il nostro primo approccio, la nostra prima collaborazione con questo evento meraviglioso che ha visto coinvolto non soltanto il territorio di Pulzano ma anche i territori limitrofi. Ascoltiamo ora Barbara Guida, esperta di progettualità territoriale. Con Stella Maris, tramite anche lo sportello Universo Donna, si sta portando avanti una progettualità territoriale nel territorio di Taranto che non riguarda solo il comune di Taranto, ma come prima si sono presentate anche Pulzano, Massafra, San Giorgio Ionico, per l'attivazione di un cantiere, quindi professionisti, associazioni, ambiti sociali, per l'attivazione di un cantiere che si occupi di violenza e di integrazione degli ultimi. Quattro sono le azioni principali, quella dell'informazione e della sensibilizzazione attraverso convegni, tavoli rotonde, poi è un percorso con gli istituti, scolastici, che non riguarderà solo gli studenti ma anche insegnanti, chi opera nell'ambito del settore amministrativo, e poi dei laboratori di arte terapia che hanno una triplice funzione, quella di informazione e sensibilizzazione ma anche quella di svolgere terapia nei confronti delle persone che ne hanno bisogno. E a conclusione del nostro speciale, last but not least, Nicola Melucci, presidente dell'associazione Stella Maris, la vera anima di queste iniziative. Chiudiamo oggi la maratona di 15 giorni al comune di Pulzano, dove abbiamo partecipato con un mercatino di solidarietà. Mi va il dovere di ringraziare l'associazione Gianot, perché ci ha ospitati insieme al comune di Pulzano. È stata un'esperienza positiva perché nella prima fase abbiamo venduto, tra virgolette, perché sono state delle offerte, alcuni prodotti che sono stati fatti nella sartoria della casa circondariale. E la seconda settimana invece lo sportello Universo Donna con i suoi prodotti del laboratorio, dove fanno un percorso le donne che hanno subito violenza e che comunque ritrovano la loro autostima e la ripresa della loro personalità. Abbiamo una serie di attività in giro per la provincia, quindi questi centri di ascolto che noi stiamo aprendo adesso, oltre al comune di San Giorgio, a quello di Taranto, abbiamo inoltrato la domanda un po' in tutti i comuni della provincia e credo che ci sarà uno sviluppo ancora maggiore e forse avremo anche la necessità poi di fare un avviso perché servono molte persone che vogliono fare volontariato puro, non c'è volontariato misto, è volontariato puro.